questo action movie anche gli scacchi diventano action. Quale miglior luogo di un parco nel quale poter giocare partite lampo a soldi? In queste condizioni giocare con una scacchiera dai colori invertiti non crea ovviamente alcun problema, specie per una persona che si guadagna da vivere con questi piccoli espedienti e facendo il bagarino. Ok, allora le do $400 per i due biglietti. Bella Jake, prendiamoci una pizza. Frena, frena. Sì, chi è? Quei biglietti di classe? Ciao. Ho da fare, non posso venire adesso. Sta sempre a scoppare. Allora, tesoro, che mi dici? Va bene, vengo a prenderti al lavoro. Poi parliamo di tutto. A dopo, anch'io ti amo, ciao. Devo andare a prendere la mia ragazza, quindi ora guarda. Tu stai per fare così, no? Poi io faccio così. E allora tu fai così. Poi io faccio così. Poi tu vorrai fare così, ma io farò così. E mentre tu stai pensando di fare così, io farò così. E la partita è finita. Facciamo che mi dai $20 subito e risparmiamo tempo. Ma fatti una sega. Gli scacchi non prevedono questo tipo di mossa. Io faccio così, e allora tu fai così. Poi io faccio così, poi tu vorrai fare così, ma io. Il guazzabuglio di inquadrature scacchistiche che si vedono in questa scena, probabilmente si riesce a indovinare che la partita giocata è stata questa. Ovviamente sono mosse abbastanza prive di senso fino a questo momento, cioè fino a quando Jake prende il sopravvento e decide come andrà a finire la partita. Giocando questa pseudo posizione del matto del barbiere con i colori della scacchiera invertiti. D'altronde, visto come aveva giocato il suo avversario nelle prime mosse, non si poteva aspettare un finale tanto diverso da quello proposto.